amichevole, giocata il 16 luglio, con carichi di lavoro pesantissimi sulle gambe, partita contro la Laune, una squadra di eccellenza, quindi andiamoci piano con i giudizi sia positivi sia negativi. Eccoci qua, signori e signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto del Darion e oggi, in questo mercoledì 17 luglio, siamo qui riuniti per parlare un pochettino di Napoli a Naune. Partita finita 4-0, la prima partita, diciamo, tra virgolette, ufficiale del Napoli di Conte, un'amichevole, finita 4-0. Vi dico già, cioè, fare un discorso completo al 16 luglio, alla prima amichevole, non si può fare, però secondo me qualcosina si è vista già ieri nella partita. Prima di parlare di tutto questo, però, vi ricordo un attimo la solita raccomandazione: iscrivetevi al canale, mi raccomando, ragazzi, arriviamo a 4.000 iscritti il prima possibile. È totalmente gratis l'iscrizione e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Questa è la formazione che è scesa in campo ieri contro la Naune, 3-4-2-1, ovviamente. Con Caprile in porta, Juan Jesus, Rachmani e Rafa Marini in difesa, Spinazzola, Caiusta, Anghissà, Mazzocchi a centrocampo, Lindstrom, Politano dietro Simeone. Come sempre, ragazzi, premesse fondamentali: amichevole, giocata il 16 luglio, con carichi di lavoro pesantissimi sulle gambe, partita contro la Laune, una squadra di eccellenza, quindi andiamoci piano con i giudizi sia positivi sia negativi, perché ho visto anche gente dire a un giocatore vai via perché ieri ha giocato male. Ragazzi, cerchiamo di essere un minimo calmi perché è un'amichevole, è la prima, è normale che i ritmi siano stati bassi, è normale che ci siano stati degli intoppi, è normalissimo perché stiamo vedendo comunque che la preparazione di Conte è molto pesante, quindi ci sta che i giocatori siano ancora un po' inceppati. Quindi, fatte queste premesse, cominciamo subito. Allora, subito una cosa sulla fase di costruzione. Come abbiamo detto anche nel video dove abbiamo fatto l'analisi tattica, gli esterni di centrocampo, i trequartisti e la punta si allineano su un'unica linea da 5. Poi abbiamo la linea dei due centrocampisti e i tre difensori. Quindi in fase di costruzione il Napoli si schiera con un 3-2-5, dove a volte l'esterno di centrocampo che si trovava opposto alla zona in cui si stava costruendo si abbassava, ok? Quindi diventava una sorta di difesa 3 più 1. Per esempio, si attaccava sulla destra, si abbassava Spinazzola o viceversa. Si è attaccato molto, specialmente sulla destra, e abbiamo potuto vedere i movimenti tra l'esterno di centrocampo e il trequartista. E diciamo che principalmente sulla destra, Mazzocchi sta sulla fascia, quindi un classico esterno a tutta fascia, con Politano che invece galleggia, diciamo, nella zona dei mezzi spazi, ok? Dall'altra parte invece si è visto un po' più di interscambi, perché questo perché appunto Spinazzola, essendo un destro, ti può creare delle alternative, no? Non è il classico esterno che va solo sulla fascia e mette il cross, ma essendo appunto un destro che gioca a sinistra, può anche accentrarsi e di conseguenza il trequartista si allarga sulla fascia. Ecco, quindi sulla sinistra si possono vedere un po' più di interscambi, invece sulla destra si è visto uno stile un po' più tradizionale, esterno sulla fascia e trequartista nel mezzo spazio. I difensori centrali, specialmente i braccetti, vengono esortati nel andare avanti palla al piede e cercare di verticalizzare o per l'esterno che si inserisce appunto senza palla in avanti oppure per il trequartista che su quel lato si abbassa per ricevere palla, perché è una questione di movimenti opposti, cioè se uno si butta in avanti l'altro deve accorciare, deve abbassarsi, perché in questo modo si può creare la linea per la verticalizzazione. I due centrocampisti, Caiusta e Anghissà, erano principalmente centrocampisti con compiti difensivi, mentre Simeone, diciamo, ha fatto la classica punta boa, quindi si abbassava, cercava di far salire la squadra, apriva gli spazi per i trequartisti, smistava palloni, però si buttava anche in avanti, cercava anche, diciamo, l'attacco alla profondità, però generalmente la punta ha fatto la boa. Un'altra cosa interessante che ho visto è che nella fase di rifinitura, quindi quando la palla per esempio era su Mazzocchi che era arrivato sul fondo dell'area, c'è stata molta la ricerca di cutback. Che cosa sono i cutback? Sono praticamente quei passaggi che vanno a tagliare
all'indietro verso il limite dell'area di rigore. Io faccio sempre questo esempio: il gol di Rodri nella finale di Champions League contro l'Inter 2 anni fa, quel gol arriva da un cutback, perché arriva un passaggio a tagliare all'indietro verso il limite dell'area di rigore. Diciamo che il Napoli ieri non ha riempito tantissimo l'area di rigore, ma c'era molta più presenza appunto nei limiti dell'area di rigore, proprio per ricevere questi cutback dal fondo della fascia. Ovviamente diciamo che la partita ieri è stata molto più incentrata sulla fase offensiva. Ci sono stati degli attimi dove abbiamo visto anche un po' di fase difensiva, però veramente poca roba. Diciamo che in quelle poche volte che si è visto la Naune passare il centrocampo, praticamente il Napoli si è schierato con un 5-4-1, quindi gli esterni di centrocampo si allineano con i tre difensori e i due trequartisti si allineano con i due centrocampisti, quindi creando una linea 5, una linea 4, e poi davanti c'era soltanto la punta. Ricordiamo però che questo, diciamo, assetto in fase difensiva può cambiare, perché lo stesso Conte aveva detto che a seconda che difendi a 3 a 4 può cambiare lo schieramento, diciamo, in fase non possesso. Per quanto riguarda il pressing veniva, diciamo, accennato soltanto dalla prima linea di pressione, quindi dai due esterni che andavano appunto a pressare i difensori per invogliarli a fare questo lancio lungo che poi prontamente gli aveva fatto perdere palla, oppure la punta che andava a pressare il difensore centrale, ok? Quindi il pressing veniva azionato soltanto dai tre attaccanti, mentre tutti gli altri diciamo tornavano indietro e andavano appunto a creare queste linee difensive. Cosa importante da dire è che la squadra in fase di non possesso era molto compatta e corta, e cosa importante da dire è che la difesa era molto alta, ecco, quindi c'era un blocco alto della squadra con i reparti molto vicini tra di loro. Ognuno aveva il suo uomo, ecco, ogni giocatore aveva il suo riferimento, vedevi ogni calciatore che andava a marcare a uomo il suo riferimento, per esempio Anghissà un paio di volte ha fatto fallo, lo stesso Mazzocchi qualche volta, quindi fase di pressing portata avanti solo dai tre attaccanti, tutti gli altri dietro a appunto coprire il campo, e poi marcatura uomo dove ognuno aveva il suo riferimento. Questa, diciamo, è la fase di non possesso che si è vista ieri. A livello di episodi c'è stato qualcosa nel primo tempo. C'è stato Lindstrom che al sesto minuto ha scartato un paio di difensori, però poi ha tirato una mozzarella abbastanza rivedibile. Al decimo minuto c'è questo lancio di Kajust sulla destra per Mazzocchi, che appunto aveva fatto questo movimento sull'esterno ed era arrivato sul filo del fuorigioco, cutback all'indietro per Simeone, che però poi la butta sopra la traversa. Al diciottesimo una cosa interessante si è vista, cioè i due trequartisti si sono invertiti. Politano va a sinistra e Lindstrom va a destra, e Politano a sinistra ha messo un bel cross col mancino proprio per Lindstrom, che dall'altro lato ha colpito di testa, però è stato parato dal portiere. Quindi si è vista anche questa inversione, questo scambio tra i due trequartisti, poi dopo si sono, diciamo, rimessi nelle loro posizioni originali. E la stessa cosa è successa durante la partita anche con Rachmani e Rafa Marin. Rachmani ha giocato principalmente centrale della difesa 3, Rafa Marin braccetto destro, in certe situazioni si sono invertiti. Al 21esimo c'è un'incursione sulla sinistra di Spinazzola che taglia al centro, un paio di dribbling, però poi butta la palla fuori. Al 28esimo, questa mi piace sottolinearla, c'è stata una delle poche volte in cui la Naune ha attaccato, c'era questo lancio in profondità per l'attaccante Caprile, è uscito fuori dall'area di rigore e ha sventato, diciamo, questo lancio lungo, però è andato anche a colpire il giocatore avversario. Comunque voglio sottolineare che Caprile ha fatto un'uscita fuori dall'area di rigore e che poteva costare anche qualcosa di caro, ecco, è stata un'uscita rischiosa ma che alla fine è stata efficace. Al 30esimo minuto il portiere della Naune cerca di dribblare Simeone, ma la cosa non gli riesce, quindi Simeone ruba palla, passa la palla a Mazzocchi che si trova tu per tu col portiere, però la butta, ecco, non riesce a centrare manco la porta. Al 42esimo ancora una volta un pressing alto di Simeone sul difensore, riesce a recuperare la palla e prova questo tiro da fuori, perché la Naune comunque era in fase di costruzione, erano arrivati verso il cerchio di centrocampo. Simeone pressa, recupera palla e prova questo tiro da fuori
col portiere che era anche un pochino lontano dai pali, però questa palla va fuori dalla porta. Al 43esimo arriva il gol, il primo, l'1-0 con Spinazzola. E che succede in questa situazione? Succede una cosa che accadeva anche con Spalletti. Allora, con Spalletti che succedeva? Si attaccava per esempio sul lato sinistro, quindi Catena, Marui, Zielinski, Kvara. In quel lato, quindi nella zona palla, cioè nella zona in cui si stava giocando il pallone, Anguissa si staccava dalla sua posizione, che era quello del mezzala destra, per andare sul lato sinistro e creare quindi il lato forte, creare la superiorità numerica, creare la densità. Ok? Quindi c'era la mezzala dell'altro lato che si staccava e andava sul lato forte. La stessa cosa è successa ieri con Spinazzola, che praticamente stava sulla sinistra. A un certo punto, nello sviluppo della manovra, Spinazzola ce lo ritroviamo praticamente nelle zone centrali. La manovra si sviluppa, si va sulla zona destra, quindi lato Politano-Mazzocchi, nel mentre Spinazzola segue l'azione, quindi continua questo suo taglio, diciamo, va appunto sul lato forte, sulla zona palla, cioè la zona destra del campo. L'azione si sviluppa, Politano passa la palla a Spinazzola, che nel mentre si era inserito, diciamo, nell'half space di destra, quindi la zona dove dovrebbe starci Politano, riceve palla, piccolo allungo di palla, poi col destro la mette nell'angolino opposto e quindi Spinazzola si stacca, ecco, dalla sua posizione iniziale, cioè esterno sinistro, segue l'azione e si trova sul lato opposto e si crea quindi la superiorità numerica che porterà poi al gol. Questo è stato essenzialmente il primo tempo. Ora, per fare delle pagelle, ma proprio così, diciamo che il migliore secondo me è stato Spinazzola, l'ho visto già abbastanza in palla. Benino anche Mazzocchi, però Mazzocchi, ragazzi, cioè, ci mette l'impegno, però proprio secondo me a livello di qualità non è questo granché. Non mi è dispiaciuto Rafa Marin. L'ho visto fare anche un paio di lanci lunghi per il trequartista sul lato opposto. Sono stati lanci lunghi anche abbastanza precisi. Rachmani al centro della difesa che dirigeva appunto la difesa, non mi è dispiaciuto. Si sono visti in difesa secondo me anche già dei primi accenni di intesa, specialmente tra Rachmani e Rafa Marin, facevano i movimenti appunto complementari, uno scappava all'indietro, l'altro saliva, quindi si è iniziato a vedere già qualcosina. Mangesus ogni tanto ha sofferto un po' lo scontro fisico con gli attaccanti. Diciamo Spinazzola secondo me è stato il migliore. A livello, diciamo, di flop, tra virgolette, Lindstrom l'ho visto troppo con la testa bassa, un po' troppo egoista certe volte, faceva quel dribbling di troppo che poi prontamente portava allo spegnersi dell'azione. La coppia Kajust-Anguissa non ha reso benissimo. Per il resto basta, quindi questo è stato il primo tempo, passiamo al secondo. Nel secondo tempo Conte cambia tutto l'11 titolare, entrano Contini, Nathan, Ostigard, Mezzoni, rispettivamente in porta e difesa, a centrocampo Mario Rui, Iaccarino, Russo e Zerbin, davanti Gaetano Ngonghe, dietro a Khedira. Il secondo tempo è stato più frizzantino del primo, direi di non soffermarci tanto perché, come potete vedere dalla formazione, tanti di questi non faranno parte del Napoli, diciamo, finale, tra virgolette. Una cosa però che vorrei dire, che secondo me è interessante, è che Gaetano è stato schierato trequartista e non nei due di centrocampo. Potrebbe essere questa magari una mezza indicazione, un mezzo, diciamo, indizio che ha lasciato Conte a Manna, che magari lo ha messo lì per far capire che non abbiamo centrocampisti, diciamo, che possono giocare nella mediana, tralasciando che Lobotka sta in vacanza, quindi potrebbe essere una mezza indicazione di calciomercato. Gonghe bene, mi è piaciuto. Comunque, a livello di episodi, al settimo minuto del secondo tempo c'è il gol del 2-0. Praticamente Mario Rui, l'azione si sviluppa sulla sinistra. Abbiamo Mario Rui che mette questo cross delicato per Khedira. Khedira tira in faccia al portiere. Poi però la palla torna, diciamo, tra i piedi di Khedira, che viene atterrato in area di rigore, e quindi c'è calcio di rigore. Rigore che segnerà appunto Khedira, spiazzando il portiere. Tra parentesi, c'era anche un rigore precedentemente che però poi non è stato fischiato. All'undicesimo minuto del secondo tempo c'è il 3-0. Abbiamo l'azione che si sviluppa sulla destra. Zerbin taglia verso il centro del campo.
palla a Gaetano che poi fa un 1-2 con Khedira. Gaetano passa la palla a Khedira che nel mentre si è abbassato, proprio movimento tipico del centravanti boa, quindi spalla alla porta, si abbassa, nel mentre Gaetano fa il movimento per fare l'1-2, palla a Gaetano che si trova tu per tu col portiere, gol del 3-0. Al tredicesimo c'è un tiro da fuori di Ngong col sinistro che però centrale. Al 27esimo c'è il 4-0 segnato da Ngong, anche qui un 1-2 con Khedira. Ci sono state, diciamo, molte triangolazioni tra trequartista e la punta. Voglio sottolineare una cosa: l'inizio dell'azione è nato da un bel anticipo alto di Nathan. Poi diciamo, ragazzi, che non c'è stato rientratto, c'è stato un'occasione di Khedira che era a spalle alla porta, è riuscito a girarsi e ad andare al tiro, però è andato fuori. Quindi questo, diciamo, è stato il secondo tempo. Non mi ci soffermerei così tanto sul secondo tempo, ripeto, però tra i migliori, diciamo, del secondo tempo io dico Khedira, diciamo che si è fatto abbastanza valere. Io però vi dico la verità, ragazzi, io onestamente Khedira non credo che possa restare per fare il vice del titolare, no? Cioè, Khedira mi sembra la classica terza punta che ti tieni magari come riserva se stai giocando anche le coppe europee. Come terza punta ci potrebbe anche stare. Potrebbe magari fare un precampionato importante, così magari potrebbe alzarsi un pochettino il suo valore di mercato. Potrebbe essere questa una strategia, però io non credo che rimarrà per fare il secondo. Se va via Simeone, io penso che allora lì si prenderanno due attaccanti. Uno di questi sarà sicuramente Lukaku, il secondo vediamo. Però io non credo che alla fine del mercato la coppia dei centravanti sarà Lukaku Khedira, non credo proprio. Comunque, questa è stata la partita, 4-0, non si è preso gol e finalmente abbiamo spezzato la striscia negativa di gol subiti. Vi lascio con una notizia flash di calciomercato: pare che l'accordo tra Osimhen e il PSG, tra il Napoli e il PSG, sia ormai in dirittura d'arrivo. 100 milioni l'offerta del Paris Saint Germain, quindi non arriveranno al prezzo della clausola, era abbastanza prevedibile questa cosa. Pare che non ci saranno contropartite, quindi 100 milioni cash. E a livello di ingaggio, Nicolò Schira ci dice che praticamente Osimhen andrà a percepire un quinquennale da 14 milioni l'anno e pare che Osimhen abbia rifiutato una ricca offerta dall'Al-Ahly negli ultimi giorni perché vuole restare in Europa. Quindi ragazzi, Osimhen al PSG sembra ormai questione di ore. Io a questo punto dico solo una cosa: se Conte ha deciso di puntare su Lukaku, allora io dico muoviamoci, cioè nel senso cerchiamo di chiudere il più possibile questa trattativa, perché una cosa importante da dire su Lukaku, ora tralasciando il ci piace, non ci piace, pro e contro, tralasciando tutto questo, è fondamentale che Lukaku arrivi il prima possibile e faccia la preparazione il prima possibile, perché Lukaku per rendere deve stare in condizione e per entrare in condizione ci mette del tempo. Quindi cerchiamo di chiudere il prima possibile questa trattativa e cerchiamo di chiudere il prima possibile l'acquisto per Lukaku. Quindi detto questo, ragazzi, questo è il bello della diretta, vedete quanto è bello, ecco. Ok, detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, un parere così sulla partita, se lo volete dare. E niente, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre comunque Forza Napoli.